Benvenuti, grazie di essere qui per il nostro secondo book speed date della storia di Luna Storta. Cos'è un book speed date? Come ce lo siamo inventato? L'anno scorso a Portici di Carta abbiamo chiesto a quattro donne di parlare di quattro autrici alle persone che passavano, non confidando nel fatto che si potesse fare in un luogo così dispersivo. Ci siamo accorte invece che queste quattro donne, tra cui c'era anche Noemi, che ha partecipato allo speed date l'altra volta, in realtà parlando di un autore che amavano, riuscivano a coinvolgere tantissimo, in pochissimo tempo, le persone. Abbiamo detto facciamolo in libreria. E così è nato lo speed date letterario. Come funziona lo speed date letterario? Esattamente come uno speed date. Avete quattro poeti seduti ai tavoli, nell'ordine Carlo Molinaro, Francesco Deiana, Clara Vaito, Andrea Tiani, che vi faranno, cercheranno di farvi innamorare disperatamente di quattro poeti diversi. Cosa dovete fare voi? Andare a trovarli, farvi sedurre, quindi andate pure ai loro tavoli, andateci singolarmente, andateci a gruppi, sparpagliatevi, dividetevi e tentate disperatamente di infilarvi nei libri che vi racconteranno. Vi chiediamo scusa per una cosa, che non è dipesa da noi. Molti libri ci sono, adesso io li metterò sui tavoli dei vari poeti, alcuni libri non sono arrivati perché ormai da più di due settimane è in corso uno sciopero dei corrieri DHL, però tutti i libri sono in prenotazione, quindi probabilmente tra tre o quattro giorni finalmente arriveranno. Se vi innamorate di un poeta, confidate che da giovedì di solito tendenzialmente dovrebbe essere qui, quindi ci scusiamo a nome della DHL. Detto questo, io do il via al secondo speed date poeti che vi faranno innamorare di poeti. Prego, alzatevi pure e iniziate a vagare per i tavoli. Se volete potete prendervi qualcosa da bere mentre lo fate. I poeti, come dicevo, sono dislocati. Divanetto, tavolino, tavolino, tavolino sul vetro. Anche senza sedie, ma se sì, potete anche portarvi le sedie, chiacchierare. Quindi in realtà ci siamo seduti sopra. No, vi siete seduti anche perché poi se volete mangiare potete fermarvi a farlo nel posto che avete recuperato. Cominciamo? Sì, io sono qui. Io parlo di Umberto Fiori. Umberto Fiori. Era un cantante. Lui ha fatto rientrare Nel periodo degli stormi spiegavo è stato negli stormi dal 1973 all'83, quindi è stato un periodo di e loro sono in quell'epoca di dire negli anni 70 avevano anche musica assaggia e lui è uscito nell'83 cioè si è proprio chiuso, poi hanno visto lui ha una filosofia di Milano.
ha scritto un appartamento. Ecco, ha scritto in realtà varie raccolte che sono tutte questo, quindi non ha scritto. Quindi la cosa, la cosa che colpisce è che lui ha detto, io ho smesso di arrabbiarsi sulle pareti, non più evitando di strofinarsi tra i mondi. A Milano ho cominciato a guardare Ma le più banali, le più niente, quelle che noi qualcosa viviamo senza accorgere, cioè un momento in cui siamo sicurati, il momento di lui cerca lì la verità. E secondo me questo mi ha colpito. Una cosa che a me ha fatto vedere non troppo. E la prossima volta che ci interrompere
1973, lui parla di una salata in polo, mentre si la cipolla, la gente guarda come quando uno al cinema si vuole mettere e hai già la salata, fiato potente, viene qui, nascosto in un posto qualsiasi, chiunque sia presente, quando lo senti, questo percorso, come si essere via davvero, e le persone perderle veramente, alzare gli occhi, vedere chi è, cosa c'è, già sicuro però che non ci sono, sono niente, essere più leggero, più generale, il male delle parole dimenticare, non sentire più neanche ma stare, cosa nessuno vede in casa, sempre va bene, ma questo credere hai saponacci le mani, a tirare il piano, ad avere dietro in faccia le cose vere, non siamo, sono talmente chiari, talmente luminosi, i nostri cimini, chi li potrà perdonare? A volte, guarda qualcuno, senti la voce come suona, lontana e grande, nel capo della persona. È bello di sera vedersi da qualche parte, a casa di qualcuno, sentirsi ogni tanto parlare. Quando si dice, alle 8 da me, dal campo, ogni volta ci senti una promessa. Come se in quei discorsi la gloria che rimane nascosta potesse prima o poi venire fuori. Questa forza è formale, queste serate, come i bambini la gloria di Natale. Sempre un punto che aspetta da quelle quattro chiacchiere, una scelta finale, un chiarimento, invece niente, a parte quando si vive, nessuno è fuori di dov'è, nessuno parla o ascolta veramente. Certo è anche bello, strano, è grande anche pensarci, tenere a bada così alla buona, un poco, la verità. Sì, lui ha, diciamo che il suo, diciamo, questa della verità è una questione che lungo tutte le sue funzioni, la verità, però la cosa bella, secondo me, lui è proprio questa ricerca, fa le cose che abbiamo, le cose che c'era una molto bella, ha bisogno di giorno dopo giorno. Rampicante, parlando con qualcuno, è bello quando le frasi vengono sul trasporto e vanno a mettere proprio dove le vediamo. Come se il cuore anima da stare, ma se a cena comincia una discussione, come è umiliante alla fine, senza gonfiarsi, starsi di fronte a un giorno per infacciarsi e non sapere mai nessuno, niente. Questa raccolta sono le posizioni che tutti vengono dall'87 quando il corpo comincia a dolere, lui è recente, 49 lui ancora tanto adesso. Non le piace vederci nella forma. No, no, il nostro lottare è un vantaggio qualunque, e lo stretto che si affare, la ricerca, gioia e tristezza,
non sono per lei due sicuramente, sono la discorsi, è presente. Parlare con la gente, solo quando questo spiegarsi, possiamo contare su di lei. Comunque alla fine quando non siamo sicuri, la gente tu puoi sempre riprendere da capo, e così non c'è senza mai essere tra gli oggetti di materiale che piacciono, che lavorano con zero anche quando nessuno dà, non va mai, non dice la fede e quando sparirà di nuovo, ma aspetta chiaramente ci vuole e noi capirebbe che così come non ragione la fase di anche noi siamo necessari, allora non ragione davanti a loro come parente chiave, no, l'anima la chiamiamo qualche volta quando si diventa la cassa la chiave. Secondo me rende benissimo questa situazione, che si viva come non si è noi siamo più portati ad andare in situazioni più eclatanti, invece la strada che sceglie secondo me è tantissimo a cogliere paure che cose. Per esempio questa, quando la tavola è apparecchiata di fuori, appena buio l'aria diventa elettrica, sa di terra e silenzio, tante donne, capelli e sui orecchi, le sue carezze leggere, la tovaglia è già nera di colpoli con le ali, stringere un po' a sedere, ancora presi dalla smania dell'organo, buttare i piedi, spasendo su di lui, così cadevo io verso i 30 anni. La portata, ma allora ce l'hai tu, ma ricordo bene quella paura di fare la coscienza, quella della sua specie con le recette, nella secondo me ci si riconosce tantissimo, c'è una sinfonia, però ti dà una lettura secondo me, lui ha anche basso sulla realtà, c'è un momento drammatico, ma non è mai eccessivo. Comincerò a lavorare la sua è ancora più in giro verso il basso. Poi la pozzanghera si chiuderà su di una ragazza, dando ogni tanto un'occhiata di dentro, scherzavamo, c'è altro che lui andava con i fotografi, c'è un nuovo lavoro nello studio di un avvocato, su quanto lei era bravo, si faceva il conto di tasca in turno, quando si mettono a invece cresci dentro, diventi ricco, sconfinato e potente, come quel niente, che ne ha fatto niente. Ma la poesia, come la poesia, Non è un grande
perché loro loro hanno avuto la fotografia è fissata lì, che ora li conserva sopra la terra, verso la terra. forse non è un po' di più,
Sta per arrivare il cambio turno. Facciamo la morte. Si aggiunge sulla spesa, ricercarsi per strade, i pasti, la costruzione, l'ordine, la legge, guardare veramente, riconoscere se è stato nascosto in qualsiasi situazione, qualsiasi impressione, qualsiasi discorso. Lì la verità parziale, guardare il linguaggio dei fiori, il linguaggio dei scenari, il linguaggio dei fiori, sta, direi, con un poeta, ma le sue poesie non mancano certo di ritmo, alla luce di quale originalità che spesso servono da che riescono adesso a cambiare senza dare un che la poesia di fiori apre nella ricerca di una verità che non è il tempo continuo più alto di comprensione, ma il primo passo è passo di fece verso la serena e altrettanto il suo impegno, forse tanto che si e questo che mi ha segnato e tutto quello che voglio le palle con i passi secchi e le code di mattina, voglio il fondo e i passi secchi, voglio al mattino l'aria di colline e la mora che conosce, voglio accenti diversi, le parole diverse senza dire cose, voglio non dire che questa casa mia è casa, è la strada verso casa, che sono pendolare di Venezia, questo è il senso. Sì, anche questa cosa dei luoghi.
Tu dici che non la piace. Anche la devi guardare in casa. Adesso questa cosa non fatta più per me. Vado a guardare queste cose qua, questo a me adesso le nuvole riflettono,
forse la sola conta poi la puntata si appaglierà ogni passo chiuderà su di insomma qua c'è però adesso da quel grasso esagerato c'è il posto come in treni era felice il preso poi la luce cieca e buio luce buio buio luce via buio nemmeno il tempo di guardare di affezionarsi una volta lontani tutto questo cinema alla fine in testa cosa rimane una sfida di esempio una serie di facciate di case rapide di serie stanno lì queste case come le spiegazioni che danno l'anno dall'altro e allora poi mai che le ascolta lui ha questa spesso ha questa metafora molto belle sente spesso alla fine o comunque in mezzo alle poesie è molto bello perché sono i tratti che c'ha il collo si vanno a spazio la gente a volte nei momenti in cui parla uno ha paura di guardare paura di non vedere niente questo divano è un braccio tra braccioli una maniglia con su una mano allora viene come una discussione di sorrisi come i giardini pubblici due cani se restano attaccati come loro si guarda intorno non stanno si vedono benissimo dentro non ci sono di dove sono non lo stanno dicendo quello che dico questo è vero però è l'MCTEMA bene assai perché gustavo non siamo come siamo, siamo. Poi benvenuto se la prende lui io mette sposo su un abito e me giura di non farmi un fisso con qualcun altro che mi chiedo lui fece lei ci mancherebbe questa e mi gli è fuffo fedele non garantirei prova di sicuro che adesso si avvicina per la paura che nell'altra vita i mariti parlino di lei la luce sul caparison le due finestre murate e il fosso risorso i platini hanno ragione guardi chiedi come sia possibile imparare da loro cioè questa cosa di guardare che non facevi cioè di guardare con il tuo sguardo e invece non le chiamava di lasciare in 12 anni a sempre fisso abbiamo strilla che stato non solo sulle cose di pazienza dice che è venuto è stato proprio lei che mi ha scoperto non le guardiamo più resto tu lo sai che lui ha recuperato che ci facevano di giochi se te dovessi fare tutta la vita io posso avere un guardo Mercura per capitano io ci guardavo quell'elettricista che un giorno gli è messo il campanile pure con quello lì a insaponarci le mani a respirarlo ad avere il più di non è le cose vere non siamo sono talmente chiari talmente luminosi i nostri limiti chi li potrà perdonare a volte mentre parla qualcuno la senti la voce come suona lontana e grande come scavo della persona allora se riguarda le ritratti alle 6 del mattino quando premi il pulsante del pianterreno mentre la testa già stanca continua il suo soffio sai bene che per aver fatto quello che andava fatto né qui né in qualche paradiso ci sono tre ma in basso quando si aprono le porte dell'ascensore ecco le cose là fuori belle e pure dentro la prima linea le cose vanno fatte per me le cose stanno come stanno e questo a te sembra amore allora, che poi ti segue lo sguardo vuoto di un muro scelto di un cavalcaglio e questo è un castigo del tuo premio e la tua sola compagnia ma poi secondo me il suo rapporto di quella città fisico proprio questo lì una situazione che si può lasciare con la cioè,
hai l'alito di giorno con le salve, perché lui è stato che le sue cose le scriveva già pensando la detta la roba. Le cose allora questo qui si chiama 6.000 anni fa, la più stupida del server originale. Il Dio fece un'inchiesta al primo giorno per vedere come stava il mondo, e gli rispose l'eco del voto che ci aveva intorno. È buio, la città non può vedere ancora, è in mezzo alla pineta, lontano, che nel nero fritto del monte risplende una rimessa spalancata. Là, nella campagna si accendono 3-4 luci a scatto, come su un quadrato. Che mi sono messo in un gran brutto. Il treno si inchina piano sotto le prime case. Finestrini in un odore di mare passano la mano, stovaccio, apparecchiano al terra, a pian terreno vanno a prendere il piatto e li vedi lì fuori. Io non voglio che faccio tantissimo, c'è le case con le luci, anche se voglio su Senezia, su Paggio, quel che pensava, gli veniva fa. È molto affascinante. Lui va avanti e dice che c'è un po' di vedono l'anno, i giorni, le zanne, le mosche, per imbarcare, essere così chiaro, così sereno, stare un attimo sopra il cielo, il pieno dell'attenzione, dire ogni momento in sembra di capitare, essere bianco, questo si vuole, gli altri, per sempre salvo, luce, cucina, e non sguardo. Quando il Dio se ne accorse, immaginate la scena che c'è fuoco. Ma come? Dopo, lui diventa un nemico per una spogliatura di un Dio. Per penitenza, peggio, guadagnerai al pane come sudore della propria ciglia, dove ogni ruga porterà lei pronta del peccato che hai fatto. E molesta, e a te, disse alla moglie. Giacché non sei rimasto all'acqua, farai la serva allora, che per il tuo suo battagliai e adesso radicato, guardate le porte, parlando con quel cilento di bello, quando le frasi vengono senza sforzo e vanno a mettersi proprio dove dovevano, come se entrando come su un muro i rami di un'antica, ma si accena per vincere una discussione come ogni anno alla fine, senza più fiato, senza starsi di fronte a muso duro, a rinfacciarsi di non sapere mai nessuno, niente, cioè si deve fare in un'altra è vero quando si fa la discussione che fanno tutto a sé, perde proprio anche lo slancio di allora, ecco, e quindi dopo sei lì a muso duro perché in realtà è infatti questa è molto blanda non è l'ironia, storia che violenza, però se no la scienza, delle volte è anche ironica, però nei Vietnam sanitari già sono la cosa che mi ha colpito no, io ho proposto che quando comunque delle storie di volte comincio ad alzare la testa e guardare il caso. A girare il piccolo, l'anno ha questa è la cosa che più mi ha colpito e interessato delle situazioni, guardare le situazioni più comuni che studiamo, quelle che viviamo quotidianamente quasi senza sorta. Guardare e cercare la verità, che appunto la ricerca della verità è possibile, tende tutto allo suo massimo, ma lui non la cerca nelle cose alte, non le si mette a vincere, la cerca nelle cose comuni.
il vivere di tutti i giorni, la fisicità della città, casa, strade, monteri, cieli e paesaggi urbani, la cerca di sensibili e trattarci, le azioni ripetitive che si vivono nella quotidianità senza vedere degli incendi, la psicologia, la mano. Che andava sempre alla sinistra, come uno, strade, passi, senza notazione, senza maggiordomo. Fiori decide di guardare veramente, di conoscere il significato nascosto di qualsiasi dialogo, la gente pare evacuata, qualsiasi discorso, lì la verità pare chiara, si può guardare e dire. Il linguaggio di fiori è in sintonia con i scenari, il linguaggio di tutti i giorni, lo sbaglio, diretto, un poeta di tradizionale. Ma i suoi poesie non mancano certo di ritmo, un sentito abituale di originalità, che spesso servono da ruggia, di ironia e disperazione, passione e meraviglia, che riescono ad essere forti, senza eccessi. Diceva, trovo che la poesia di fiori apra scenari e vari nuovi nella comprensione della vita, nella ricerca di una verità che non è interno più alto di comprensione, il passo più liberevole verso una serena, tenuta e segueta, consapevolezza. Diceva, questo, cioè la consapevolezza di ogni istante, cioè noi quando siamo in certi casi aveva speso, si strillava, basta. Un giorno che sapeva il Parlamento, quel luogo, è molto vago, specifico, la gente c'è spesso, come fare una persona discorsi, parlare con la gente è fatica, sempre spiegarsi, ripetere, mettersi nei suoi panni, e comunque alla fine cosa si ottiene è nulla, la gente tocca sempre riprendere da capo, chiarire, chiedere, rispondere, senza mai essere sicuri se quello che si vuol dire è veramente arrivato. Arrivato poi dove? Dentro le teste e tu non lo sappiamo. Uno di fronte all'altro siamo affacciati a un pozzo senza rimanere. Ogni volta ci chiama tutto quel nuovo, ci vuole. E noi, giustarsi, dirsi quelle due cose con le persone. Più ci si tiene, più sembra impossibile. A volte si sta lì davanti a loro come parenti recinti, con i fiori in mano, davanti ai mari, alle foto. Non protesti, è vero, della comunicazione, della difficoltà di comunicare. Anche questo discorso, proprio che le cose che vorresti dire non le riesci a dire. E accorre sui luoghi da cosa? Certe sere d'estate, quando la tavola è apparecchiata di fuori, appena buio l'aria di una stetica, la terra è più temporale, capita di sentire sui sapelli e sulle orecchie due, tre carezze del vento, e la sovaglia è già nera come il cuore delle altre, stringe stringe lo stomaco, vedere ancora presi dalla smania del rumore, mutare in bicchiere, quasi mare scorba. E così cadere meno di 30 anni dalle nuvole in mezzo alla gente vera. Ciò sarebbe anche io questo autore, io lo trovo veramente. Poi io l'avevo comprato nel 2014, quando l'ho preso a mano, e volevo portare la seconda, non me la spiegavo. Allora ho preso, ho detto, portavo di più, l'ho preso, ho preso. Ciao.
Buonasera. Buonasera. Qua siamo altri. Allora, stavo leggendo adesso una pellicola di legge che sta premiando, che ce l'è perché sembrava scritta per il discorso della corona, potrebbe essere proprio un'esperienza della Repubblica, data di corona. Mentre
mentre si parla, uno ha paura di guardare bellissimo, ha paura di vedere e di questo che va con un braccio sopra di ciò, una manovra consumata. Allora viene c'è l'espressione di sorpresa e di dolore. Come i giardini di due case si vedono benissimo dentro la stanza, la cipolla non ci sono, non lo stanno facendo, quante situazioni combinate, e poi non c'è la verità, anche non ci recitano, è tutta apparenza. E secondo me lui non arriva a quella distanza, ma arriva un passo prima. Secondo me lui non qualunque sta. Quando uno ha una discussione interviolenta, anche se fa una premessa in tanti, prende le cose alla lontana, il tema di arrivare proprio al punto vorrebbe distinguere bene e chiarire i termini, anche se può sembrare fermo, sospeso di quello che sta facendo, è già in pieno mezzo. Dalla testa in piedi già lì che parte, tutti lo vedono ormai, mentre precisa e anticipa, tasta il terreno e mette le mani avanti, tutti lo sentono, il rumore che fa il discorso, il colpo di gela il sangue, si è perso, ormai è uscito nudo dalla faccia nuda il suo verso. La cipolla va sempre d'accordo, perché non si perde il ventre, non si perde la propria cosa, no, di aureole da sé si avvolge in tutto, allora il grasso perdi. Capelli. Sì, 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 secondo me tra i due è il perro gigante di capelli. L'idiozia della perfezione. E Giochino Belli faceva una satira vista. Storica. La luce sul campanile, le due finestre curate e il sole. E adesso è andava. Allora tu abbandonare alla guardia e ti chiede se sia possibile imparare da loro. Cioè lui ha molto anche questa cosa, cioè di guardare Sono talmente chiari, talmente aureolari, chi li potrà perdonare? A volte, mentre parla qualcuno, la sente la voce che suona, lontana e grande, nel cavo della persona. Secondo me, la voce che non conoscete non sa come ci siete arrivati. La spiegazione che più che darsi le spiegazioni, c'è questa molta consapevolezza. La statistica, cioè lui, perché pure altri. Io invece sono rimasta ancora. Dai, quella comunità.
secondo me è un piccolo, cerca oggettivamente, un po' più coraggioso, cioè il grande per non è a morte, quello che è centrale per avere il tuo sguardo sulle cose. Diciamo, poi è stato anche minacciatore a vista, quindi un polacco, cioè, da non finire a parlare di questo vuol dire un amore felice, secondo me è il fondo della verità. Allora, durante il periodo fascista, un amore felice faceva una normale, quindi essere aumentando le notizie del giorno, che se ne fa il equilibrio di queste che non vedono gli occhi, no, no, esatto, ma lui ti tratta una situazione molto banale, di solito non si legge, per esempio questa che si torna a te a cioè secondo me secondo me sono molto più un amico che voi non so, senza affari, non
po' stanco, perché l'affare adesso non è lì. Caso mai, infatti. Vostra moglie mi canta. Ah, va là, sto preso come al tempo del mondo. Arrivo io. Vedete qui, c'è la cascata, non ci casco più. E fanno un po' di... La fotografia li ha fissati in lì, la sicura che ora vede la terra, sopra la terra, verso la terra. Se mi sei sentito di nuovo, il 90% ce l'ha, il santa italiana ce l'ha. C'è abbastanza tempo, perché si scusa, mentre gli parli, da detta, lo vedo che non capisce, anche se con la testa fa di sì, che si resta intanto la sua interrompita, non l'ho mai capito, l'ora di riprendere la parola, quello che cerco di dire lui lo sa già, è già tutto laggiù, dove si fissa mentre gli scrive, ma io sono sicuro, non ne sa niente, lui capisce, pensa, capisce male, tutto lo vede. Il mio discorso ormai lo sento io, stonato, e anche la mente, cavoli nostri, non li conosco più, lì in mezzo ormai, mentre pensa cosa dirà tra poco, senza spassare anche lui, assicurata. È morto tale quale qualche volta vorrei portarlo giù alla base di te, giusto per mettere il ginocchiale, piantare il discorso, mettere i fatti davanti, dentro il mio zitto, tagliare conti vorrei, chiudere i conti una volta per sempre, essendo scritto in colonne, parlarci come un altro modo, la verità, averla lì tutta insieme, senza però tenere, senza prenderla poi, lasciarla correre. Come chi non ha più siamo qui, lui sulla faccia, io che ormai sto seguendo la parlando anche fuori sul sacone, i prezzi bassi della grande sveglia, non serve discussione, è vero, quelle discussioni che parla per me non capisce neanche più, è vero, vai avanti, sui perdi, lasci un piacere. E l'altro poi non si ascolta perché vuol dire questa relazione che non c'è, quindi ci sarebbe bello avere un riscatto, la sera quando la giornata è l'estate. Adamo, che fu il primo Dopo quattro anni sollevarsi senza la forza e senza lì davanti a loro, davanti al cimitero, essere un cane in mano da realizzare al fondo. Oramai lui pisava il dolore, faccio bene questo tema della difficoltà di stare dentro di comunità o questa farsa di guardare il sentimento della disciplina, come cercare certe sere d'estate quando la tavola era aperta e per ricordare che ormai di vita si era parlata di terra di gestione, capita di sentire sempre lì sulle orecchie due, tre carezze, la tovaglia già nera di questa agonia con le armi, bagnarsi, stringe lo stomaco, sorpresi dalla spagna delle lenticchie, la fare di svegliere, quasi mare sul nulla, così cadendo lì la scintilla dalle nuvole in mezzo alla pietra e persistere nel non sapere qualcosa. Molto bene.
Ed è. E certo, secondo me sono veramente fanno venire la voce della coscienza. Bene, bene, bene. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Di cosa avete voglia? Anche questa, questa parte. La sua checca. Gioia. Seconda parete. L'anima. Questa sera succedeva. Una ragazza dando ogni tanto un'occhiata alla televisione scherzava, diceva anche sui suoi occhi. Ovviamente non era piena. Se c'è un nuovo lavoro, era felice. Non lo so. La sua lei era brava. La fece preparare. Allora, io sono questo.
brava rossa quando le regalavano i fiori. Ma veramente nasce nel 1870. Cosa si può dire su una cipolla? Lo Stormy Six è un gruppo nato nel 65 che faceva rock metal, cross, poi rock progressivo. Dovete fare una poesia sulla cipolla. E dovete dire musica impegnata, però secondo me la sua musica lui scriveva e la voce di Dara e lui è e neanche del vento già abbiamo una verità e allora la cipolla che ci scrive sopra la cipolla è un'altra classe interiore certi dei rolli una fiavetta completamente cipolla si è sciolto alla cipolla qui nel 93 la cipollosa di fuori cipollosa con il cuore che fa più violenza per guardare senza stare cosa ha fatto? Lui è tornato a Milano. Mette d'accordo, praticamente d'accordo. E io l'altro. Nella maggiore la testa ha cominciato a guardare nella sua successiva. Non le ho mai guardate. Ha cominciato a girare tutti i metri per Milano, a fotografare, a studiare, prima ha buttato via tutto la sua vita. La cipolla, la notizia di riferimento, ben ventre del mondo, la propria lore di aureole, vediamo se si sono delle poesie, può leggere molto naso, belle, grasso, intanto per il linguaggio, assolutamente un linguaggio quotidiano, per cane polizia no, resta negata, prima fase di poesia e di scenari, sono più banali che potrebbero essere perché noi viviamo di piangere io di essere tutto il colasso quando siamo in cucina una volta lontani di tutto questo cinema alla fine in testa cosa rimane? Una scia di esempio una serie di facciate di case rapide stanno lì queste case come le spiegazioni che i bambini pretendono e che poi mai che le ascoltino.
più e più volte, fino al fondo e così via. Soggiorno. La gente a volte, mentre si parla, uno ha paura di guardarla, paura di non vedere niente. Questo divano è un braccio sopra il bracciolo, una maniglia con su una mano. Allora viene come un'espressione di sogno e di dolore, come ai giardini pubblici due cani si restano attaccati, come loro si guardano intorno, lontano. Si vedono benissimo dentro la stanza grande, non ci sono di dove sono, non lo stanno dicendo quello che dicono. Ma è anche questa situazione benissima. Lui ha poi questo uso molto, queste metafore, ma è molto originale, che so anche in chiusura di stare. Prendere chiasso. Sabbia. E secondo me essere un cane può carezzare e nei suoi scenari della città da tutto ciò che non è nelle aiuole sotto gli alberi e nasce cane poi silenzio allora queste tre sedili al sole e i cestini pieni di fiori si lasciano vedere come sono chiari sono e diventano sempre più chiari, anche le piante, chiare foglie per foglia, e le ombre nell'erba esatte, e nel sentiero i sassi, uno per uno fatti così e così, e sempre più precisi, finché di colpo non assomigliano a niente, ci sono qui davvero, si sente tutta la salvezza, tutto il pericolo, e si rimane lì, con le mani in mano, si sta come in ascensore con un signore, per un paio di piani. Cioè il rapporto proprio è il rapporto zero. Ma coi sassi, cioè è vero che... è questione dei numeri, a un depresso, è quello che succede a me piace la prospettiva di cercare il significato di tutto qualsiasi cosa, e secondo me è qualsiasi cosa ha un significato. Vi ricordate quando hai paura da bambino? Non è solo la bellezza, il significato, ma anche non solo del sasso, quanto sasso, quando tu che vedi un sasso, ma non ti viene in mente. Ricordo bene quella paura di mediaccio, una metafora di i titoli suoi perché in realtà sono molto proprio terra a terra intervenuto quando uno alla fine in una discussione interviene anche se fa una premessa prende una cosa alla lontana prima di arrivare proprio alla persona per distinguere bene i piedi di terra anche se può sembrare fermo sospeso sul limite di quello che sta per dire è già in pieno argomento è dalla testa ai piedi già lì che parla tutti lo vedono ormai nel suo angolo mentre precisa e anticipa tasta il terreno e mette le mani avanti tutti lo sentono il rumore che fa il discorso di colpo gli gela il sangue si è perso ormai gli sta uscendo il nudo dalla faccia nuda il suo verso anche questo non so se a voi è capitato a me è capitato parli e poi ma cazzo sta dicendo cosa sta uscendo dalla mia bocca non da tutto questo è un sono le leggende sulla vita vista hai sentito che la luce è sull'acqua ha qualche cosa non si sa per cosa del proprio si nasce pare che lui fosse nella lista la luce sul capannone le due finestre murate e il fosso lì sotto e i placari hanno ragione guardi questi piedi come sia possibile a volte funziona, non lo capisco mai. Vediamo un po' vedere. Vedremo un'altra che è proprio. Ogni tanto lo
Alle 6 del mattino, quando preme il pulsante del pian terreno, mentre la testa già stanca continua il suo sogno, sai bene che per avere fatto quello che andava fatto, mi chiudi in qualche paradiso ci sono freddo. Ma in basso, quando si aprono le porte dell'ascensore, ecco le cose da fuori, belle e pure, dentro la prima luce. Le cose vanno fatte per lui, le cose stanno come stanno, e questo a te, seguo l'adolescente. Ti seguo lo sguardo buono di un muro cieco o di un cavalcavia mentre cammini. E questo è il tuo castello, il tuo premio. E la tua sola compagnia. Secondo me questa cosa qua non si ne viviamo, non abbiamo coscienza, non viviamo. Dovrei forse essere come una persona che è già stanca, con una testa già stanca, con una testa ancora. Sì, sì, anche a me. Non sei ancora stanca le sue cose. Esatto, esatto. A baciarla sulla fronte per la sola ragione che la data di nascita è la stessa. Allora, ti leggo questo. 6.000 anni fa. Siamo così messi. Stalingrado. Forse solo le ossa. Fabbrica. La lotta cranica. Le orbite. Il Dio fece per vedere già gli occhi sembrano un po' più grandi. Sì, ma infatti diciamo che molti versi della loro canzone sono diventati proprio degli slogan all'epoca. In fondo c'è subito spiccolo. Le volette luminose e tutto il corpo no, che vide allora sì, sono tutti italiani quinto Italia no, di Firando decente Lei sa poco, ma con caparbietà degna di miglior quello che pensate. Non siamo con qualcuno, è bello, ma sono frasi che vengono senza sforzo e vanno a mettersi proprio dove vengono, come su un muro e l'anno di un rampicante. Ma si accena con un ciò di discussione, come è umiliante alla fine, dopo le poesie altro stesso di fronte a muso, a rinfacciarsi senza non sapere mai nessuno. Gli ha detto il mondo, forse questo è quello che è successo. E combinò il regesso qua e là. Restiamo alla fine del resto fatto. Chiudete il resto. Chiudiamo per le tempe. Se ne va a smareggio. Se ne va a immaginate la scena che c'è. La conversazione là. Dice Marco, adesso non lo so. Ascoltami, fammi dire. E questa gente lì in barriera che passa insieme a noi stasera sotto le piante che stanno a casa da spinta. Il mio è molto chiaro. La sua cena
io segno ormai soltanto il mondo io, la loro forma è chiusa, piena, finita, questo riesco ad amare, il contegno di Mars, liberato dal tempo, stanno sempre, di così davvero non so spiegarmi, il segno è davvero che lo sai, l'altro bene, che si dovrebbe volere. Secondo me dato il suo dispiacere, devo dire che adesso questo povero ripreso comprato nel 2014 l'avevi preso adesso un bel pezzo, sono tutte qua le sue poesie, lo sapete benissimo, sono tutte in una brutta circostanza. Scriveva già prima, ma ha buttato via. Sono tutte le tue raccolte, c'è la raccolta a base, la raccolta di esempi, la raccolta... Nelle poesie, nelle singole poesie c'è stato un altro... No, nelle singole non lo scrivo, però ti mettono la raccolta. Quanta risposta. No, perché mi case 1986... Perché mi incuriosisce la... La crescita, diciamo che lui ha uno sguardo che passa, prima guarda gli oggetti, i paesaggi, si concentra di più sulla comunicazione. Perché è giusto che è un percorso, no, ma forse è proprio utilizzo un amore felice, è normale, è serio, è utile, che se ne fa un gioco di due esseri che non vedono? Sì, infatti l'ultima raccolta si intitola Voi, uno verso l'altro senza alcune, si frutta le case, ma il tuo ma convinto che doveva andare così. Io ho avuto l'impressione che lui da lì sia proprio si fingessero sentite come rima perché molte poesie sulle discussioni sulle cose che è proprio come comprensibile all'apparenza e tutte quelle loro cerimonie mangerie quei bizzarri doveri di circo si ma sembra un complotto cosa vedi? È difficile immaginare dove si finirebbe se il loro esempio fosse imitato. Cosa potrebbero buttare? Io sono una massa di rinunciare. Un linguaggio potrebbe restare. Neanche con scenari quotidiani, però un amore più. Ma è necessario quello che comunica lui tra l'altro e la ragione impongono di tacerne come in uno scandalo lui a me ha dato l'impressione ma di farsi conoscere senza il suo poi in fondo se li comprate con libro mai e poi mai riuscirebbe a comunicare il mondo dirà chi non conosce l'amore felice dica pure che in nessun luogo esiste l'amore felice sta a contare bene sarà lieve vivere. Lui era uno che aveva letto Grazie signore.
così, sono la mia poesia, sono la mia poesia. Sì, infatti il gioco era questo, poesia, poeta, presenta poeta.